L'immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, l'immaginazione abbraccia il mondo. E in un mondo virtuale come questo, dove lo spazio si dilata e le cose visibili possono diventare sguardo su ciò che oggi non esiste più, perché non attraversare un tempo non troppo lontano da noi e raccontare una storia che parla di mare e di uomini, di navi e di fabbriche e case? Storia che, come si conviene ai racconti di mare, inizia su un'isola. L'isola di Lussino, con la famiglia, meglio sarebbe dire dinastia, dei Kosulic. Una dinastia che vive alla metà dell'Ottocento, l'epoca d'oro della marineria lussignana. Legno e vele per grandi navi che escono dai molti cantieri di Lussinpiccolo, dove il 13 maggio del 1875, per il varo della Imperatrice Elisabetta, il più grande mercantile austriaco, arriva perfino l'imperatore Francesco Giuseppe. Ma quando il legno delle navi comincia ad essere sostituito dal ferro e dalla macchina a vapore, l'innovazione fa entrare in crisi profonda il mondo delle grandi navi a vela e limita l'orizzonte dell'isola. Callisto e Alberto Kosulic, che possiedono e gestiscono tre grandi velieri e un piroscafo, si trasferiscono a Trieste. È il 1890. La città, come aveva detto Massimiliano d'Asburgo, dove assaporare un primo assaggio del sud e un annuncio dell'Italia, la porta dell'Oriente, punto di passaggio verso luoghi da favola e insieme estremo lembo della civiltà. Un emporio, porto franco dell'impero, che stava lentamente passando da struttura commerciale a porto di transito, dove però il progresso industriale e i nuovi necessari rapporti con la finanza viennese appaiono più facili da cogliere. Dopo il congresso di Vienna, l'Europa è attraversata dalle prime ferrovie, dai primi tunnel sotto le Alpi. Viaggiare, almeno nel vecchio continente, non è più un'avventura, diventa una vacanza. E a Trieste, fra chi commercia incurante del bello, c'è chi attende l'imbarco che lo porterà verso Istanbul o il Nilo o sulle desolate colline della Giudea o giù fra Istria e Dalmazia, sempre più a sud, nel cuore di una wild Arcadia che poteva sostituirsi agli ormai troppo battuti percorsi del Grand Tour. E non mancano certo gli emigranti, con un trasporto che diventa da subito un grande affare. I Kosulic rinnovano la loro flotta con i piroscafi, entrano nell'austroamericana, trasformandola in pochi anni in una delle più importanti società di navigazione del tempo. Aprono un regolare collegamento per il trasporto di merci fra Trieste e l'America settentrionale. Pochi anni dopo investono anche nelle linee passeggeri, con navi che fanno costruire in Inghilterra. Ma non basta ancora. La prospettiva dello sviluppo industriale è l'occasione per volgere lo sguardo a Monfalcone e al suo entroterra, che Trieste non ha, adatto ad insediamenti industriali, concretizzando l'idea di una integrazione tra territori diversi. Monfalcone, periferia industriale di Trieste. E particolarmente interessanti sembrano i due profondi bacini, comunicanti con il mare, che si stanno creando nei terreni acquitrinosi della baia di Panzano per ricavare i materiali necessari all'ampliamento del porto di Trieste. I Kosulic hanno un obiettivo ambizioso, un grande cantiere, dove far costruire navi sempre più grandi, tagliando i legami della marineria adriatica con l'industria cantieristica britannica. Un cantiere per l'impero. Vienna ha appena approvato una legge che, per la prima volta, concede fondi per le costruzioni navali. I Kosulic colgono l'opportunità al volo. È del 1907 l'acquisto di 650.000 metri quadri di terra. L'anno dopo nasce la Società per Azioni Cantiere Navale Triestino, che presto stabilisce accordi per la divisione delle commesse mercantili austro-ungariche e delle riparazioni navali con lo stabilimento tecnico triestino e con il cantiere San Rocco. La direzione tecnica del cantiere è dell'inglese James Stewart, ingegnere esperto, che arriva con operai specializzati per l'addestramento della manodopera locale.
Lo stabilimento viene costruito non a caso nell'area di Panzano per sfruttare infrastrutture importanti come la vicina Sudbahn, la ferrovia meridionale, e il canale Valentinis, navigabile, alimentato con l'acqua dolce del canale dei Dottori, ideale per le carene delle navi in allestimento. Il 1 giugno 1908 è impostata la costruzione per la società Dalmazia di un piroscafo misto, stazza lorda di circa 900 tonnellate, varato il 16 dicembre. Nel 1911 dai cantieri esce un nuovo transatlantico, il Kaiser Franz Joseph I, così chiamato per espresso desiderio della corte imperiale. Nel 1913, alla vigilia della guerra, l'austro-americana, cassaforte di famiglia, è la più importante compagnia marittima dell'Adriatico. Capitale sociale 24 milioni di corone, 32 le navi d'alto mare della flotta. Nel cantiere di Panzano lavorano 2.600 persone e Monfalcone, che nel 1900 contava solo 4.500 abitanti, supera gli 11.000 residenti. Acquitrini malarici che reclamano a gran voce un drenaggio. Essi offrono asilo a una schiera di rane mai zitte, a serpenti innocui, a una folla di corvi e storni scuri, uccelli selvatici. Il console inglese a Trieste, Richard Francis Barton, quasi al volgere del secolo, così descriveva l'arrivo a Monfalcone, frequentata per le fonti termali. La storia del paesaggio si incrocia con quella del lavoro. Tra il 1850 e il 1906, le opere di bonifica sono uno degli elementi per uno sviluppo sempre più rapido e denso delle attività produttive. Essenziale per lo sviluppo industriale diventa allora il canale di irrigazione con la parte finale navigabile e lo sfruttamento dei salti per l'energia elettrica. Un progetto più ampio e complesso di risanamento idraulico dell'agro monfalconese, che se nella parte più alta soffriva per la siccità, nell'area più vicina al mare era palude e malaria. Nel 1854 apre una filanda di seta. Nel 61 una fabbrica di grassi e poi una fabbrica di catrame, una conceria di pellami. Nel 1885 inizia l'attività il cotonificio triestino a Monfalcone. Una realtà agricola diventa industriale e il passaggio lo disegnano soprattutto le officine elettriche dell'Isonzo, l'Adria Verche, poi Solvè, il cantiere navale triestino. L'uomo è un prodotto dell'ambiente e mutando l'ambiente si può mutare anche l'uomo. Robert Owen, industriale gallese. Arrivano dall'Inghilterra, che i Kosulich conoscono bene, le idee del socialismo utopico di chi, come dirà Owen, ha investito molto tempo e capitale in miglioramenti del capitale vivente. Una visione laica che in Italia si intreccia con il pensiero cristiano-sociale dell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, 1891, che porta, quale che sia la strada scelta, all'idea delle company town, borghi, città giardino, villaggi operai. Panzano ne è un esempio. Solidità, utilità e bellezza in un ordinato sviluppo che a Panzano è quello di un rassicurante e nuovo modello sociale che nulla deve avere a che fare con la conflittualità di classe che inizierà soprattutto negli anni 20 a emergere anche qui. I Kosulich ancora una volta guardano all'Inghilterra e nel 1908, per rispondere al bisogno sempre più pressante di abitazioni per la manodopera che lavorava o avrebbe lavorato al cantiere, iniziano a costruire le prime abitazioni. Abitazioni all'inglese, che rispecchieranno l'organizzazione gerarchica della fabbrica. Nel 1911 viene completato un primo nucleo di 110 appartamenti e viene presentato il primo progetto complessivo del villaggio operaio, realizzato poi in fasi diverse e completato nel 1927. Voluta dai Kosulich, nel 1913 inizia ad operare l'Associazione Edile di Utilità Pubblica, con fondi garantiti dalla legislazione austro-ungarica e prima del 1915 sono 46 le abitazioni costruite, con quasi 200 alloggi.
All'associazione edile lavorerà anche Dante Fornasir, giovane ingegnere che da qualche anno è responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Monfalcone. E poi la guerra. Il cantiere è occupato dalle truppe italiane ed è esposto fino al 1917 ai bombardamenti degli austro-ungarici. E dove già si era disegnata la nuova città, il flagello della guerra si abbatte, trasformando il quartiere in un cimitero di rovine. Ricostruire e non solo. Fornasir, tra il 1918 ed il 1921, lavora sugli edifici di Panzano che la guerra ha distrutto del tutto o in parte, elaborando però un progetto più ampio, che si organizza lungo l'asse dell'attuale via Callisto Kosulic, vera spina dorsale del quartiere e collegamento principale tra l'ingresso del cantiere, la zona operaia, e poi quella pensata per impiegati e dirigenti e infine con il centro di Monfalcone. La forma estensiva delle abitazioni, la loro reciproca indipendenza, la dotazione di un piccolo orto erano esigenze derivanti dall'opportunità di dare un po' di sfogo, un po' di libertà di movimento ed una piacevole occupazione alle masse di operai che nelle ore di lavoro già erano costretti a continua e snervante promiscuità nel vicino cantiere navale. Affollare questi operai in grandi edifici intensivi sarebbe stato un grave errore sociale, aggravato dall'isolamento in cui quella zona si trova anche rispetto alla vicina Monfalcone. Non si può comprimere troppo la macchina umana. L'ingegner Dante Fornasir così dirà di Panzano nel 1927 durante la cerimonia ufficiale che consegnava a Monfalcone, agli operai, agli impiegati e ai dirigenti del cantiere la città giardino, completata nella sua struttura fondamentale. Cervignanese di nascita, Fornasir, classe 1882, laurea al Politecnico di Vienna in Ingegneria Civile, è l'uomo che dopo la guerra i Kosulic scelgono per completare Panzano, ma anche per realizzare gli edifici industriali del cantiere. Qui Fornasir progetta alcuni capannoni di straordinaria modernità, dove le ardite strutture portanti in cemento armato si fanno esse stesse architettura. Il piano regolatore della città di Monfalcone, l'associazione edile di utilità pubblica, una sua impresa di costruzioni attiva a Trieste, la direzione del consorzio di bonifica dell'Isert, l'ideazione del borgo agricolo di Cervignano, dove anche qui avvierà una grande opera di bonifica, una vita intera che trasformerà una vasta area che va dalla Bassa Friulana a Trieste con progetti che incidono tra il 1910 ed il 1950 su quella che sarà poi la storia e l'identità stessa del territorio. Non tutto di ciò che Fornasir ha realizzato a Panzano esiste ancora. Non c'è più soprattutto quella comunità, quell'ambiente sociale unico che qui si era creato ed era cresciuto fra le due guerre. Ma quella dell'architetto, dello storico, del semiologo del paesaggio si può trasformare oggi in opera di scavo, cercando brandelli di memorie, narrazioni, relazioni, identità, per recuperare il genius loci e forse farlo rivivere.
Così scrive Francesco Bevilacqua, architetto paesaggista. La zona residenziale delle ville, le case e gli edifici per gli operai e gli impiegati, e poi i servizi, gli alberghi per gli operai e impiegati celibi, la biblioteca e la mensa, i negozi, la fattoria per i prodotti agricoli, palestra e piscina e lo stabilimento per i bagni al mare, lo stadio, il teatro con 480 posti, l'illuminazione pubblica con i pali realizzati in calcestruzzo armato, l'acquedotto e la rete fognaria, le recinzioni che separano strade e giardini, le fontane dell'acqua corrente. Un piccolo nucleo urbano che cresce, si sviluppa e si contrappone a Monfalcone. Modello della città senza conflitti, organizzata e strutturata. Esempio da esportare e da proporre al fascismo che avanza come il futuro industriale dello sviluppo economico italiano? Più che da un'utopia o da un modello sociale, i Kosulc sono mossi da un intento essenzialmente pragmatico. Quando fondano il cantiere nel 1908, la cittadina ha già maturato una sua precisa vocazione industriale. L'effetto del cantiere però è indubbiamente dirompente in termini economici, urbanistici, sociali. E basti pensare all'arrivo di migliaia di lavoratori con le loro famiglie. Il comune è perfettamente consapevole dei problemi innescati dalla presenza del cantiere, ma purtroppo non ha né gli strumenti né le risorse finanziarie per affrontarli. Sono dunque i Kosulc ad assumere un ruolo sostitutivo, questo è il punto, rispetto ai poteri pubblici. Va anche ricordato che durante la Prima Guerra Mondiale il patrimonio edilizio della città ha subito fortissimi danneggiamenti. I Kosulc dunque sono consapevoli che senza offrire alle proprie maestranze un adeguato alloggio e adeguati servizi, le stesse prospettive di rinascita e di ricostruzione del cantiere risulterebbero compromesse. Con Panzano siamo di fronte a una vera e propria città nuova, moderna, giovane e dinamica, dotata di tutti i servizi. Una città autosufficiente, distante e separata, persino contrapposta alla città vecchia, ancora priva in molte zone, come quelle più povere, addossate al colle della Rocca, delle elementari infrastrutture igienico-sanitarie. La modernizzazione industriale esce dai cancelli della fabbrica e plasma il tessuto urbano. Le iniziative sociali promosse dai Kosulc si presentano come un'efficace politica del personale, andando oltre il tradizionale paternalismo. L'azienda è in questi anni impegnata in uno sforzo di incremento della produttività attraverso l'organizzazione scientifica del lavoro. Si richiede alle maestranze uno sforzo notevole, che viene compensato con l'offerta dell'abitazione e dei servizi per attenuare le tensioni e migliorare il clima aziendale. Il passaggio dall'amministrazione austriaca a quella italiana. La ripresa, nel ventennio tra le due guerre, delle rotte tra Nord America e Europa, con le motonavi Saturnia e Vulcania. È l'epoca dei manifesti pubblicitari firmati da Timmel, Orel, Marussig. La storia dei Kosulc e di Panzano resta ancora racconto unico che si intreccia con quello di Vito Timmel, randagio pittore, nato a Vienna, ha scritto di lui Claudio Magris, è venuto a completare la sua autodistruzione a Trieste. A Timmel i Kosulc commissionano nel 1921 la decorazione del teatro, che faceva parte del più ampio progetto di Fornasir per l'alloggio per operai con teatro e bagni.
creduti persi per sempre, dopo che la struttura, danneggiata dai bombardamenti alleati del 1944-45, era stata completamente demolita per fare spazio a nuove strutture produttive del cantiere, 12 dipinti di Timmel ricompaiono nel 2000 dall'ultimo piano di un edificio, sempre a Panzano, dove aveva avuto studio l'incisore Tranquillo Marangoni e dove prima ancora c'era stata la sala di posa del fotografo Giovanni Cividini, che teatro e imprese industriali e sociali dei Kosulic aveva fissato su lastre di vetro. L'intero ciclo pittorico di Timmel viene ricomposto con l'ultima tela, la tredicesima, che riemerge dall'oblio nel 2008. Atmosfere neorinascimentali si legano alle suggestioni della secessione viennese, con Timmel che accosta figure del teatro classico a quelle della letteratura teatrale del tempo. E Timmel pensa anche ai decori degli altri spazi della struttura, dove inventa arabeschi tardo-gotici o bizantini che diventano poi geometrie ondulate e cime marinare da intrecciare attorno all'emblema del cantiere navale triestino. Una ventata di secession style che emerge anche nei progetti che l'ingegner Fornasir ha disegnato per il quartiere delle ville per dirigenti e impiegati, dove costruire nuove ed eclettiche abitazioni. Eclettismo, storicismo e riferimento a stilemi del passato sono elementi di caratterizzazione di questo quartiere. L'impianto cromatico è largamente diffuso su tutti gli edifici della zona ville. E all'interno di questo impianto, la decorazione di sottolinea, diffusa in tutte le case, in tutti gli edifici degli impiegati e dei dirigenti, sono elementi che trovano un preciso riferimento delle decorazioni della secessione viennese. Caso a parte è quello che si ritrova nel grande edificio dell'albergo degli impiegati, dove all'ultimo piano la decorazione di sottolinea non è un disegno fine a se stesso, non è una decorazione. È una decorazione sì, ma con valori simbolici. È costituita questa fascia, diciamo, di decorazioni dalla ripetizione di moduli base, costituiti dalla coppa ricolma dei prodotti della terra, dall'uva, alla mela, al mais, eccetera, che con una serie di racemi floreali, diciamo, si congiunge a degli ovali all'interno dei quali trovano posto gli attrezzi del lavoro e quindi sono rappresentativi del mestiere e delle arti. Ecco, questo è il valore simbolico che credo possa essere la sintesi del valore di questo quartiere, il tentativo di raccordare passato e tradizione a valore dell'innovazione e della produzione industriale. Sono nato all'albergo operai. A 4 anni sono andato nell'asilo del cantiere. Ho frequentato la palestra, il ricreatorio di Panzano e a 14 anni sono entrato a lavorare in cantiere. Penso che tutto questo abbia avuto un'importante influenza nella mia vita. Queste esperienze davano un forte senso di appartenenza a quelli di Panzano. Panzano è la dimostrazione pratica che gente di origine diversissima può andare d'accordo. C'erano italiani, sloveni, istriani, qualche tedesco, qualche ungherese, qualche polacco.
I Kosovic hanno fatto venire operai specializzati dall'Inghilterra. Questi inglesi hanno formato una squadra di calcio di cantiere, uno sport che qui a Monfalcone non si era visto prima. Il cantiere allora era tutto per la città, tutto nasceva dall'azienda, anche la maggior parte delle attività per il tempo libero. C'erano la scuola di musica, la banda, l'asilo, la pallacanestro, il coro. Una parte dei lavoratori partecipava volentieri a queste attività. È il famoso cantierin. Lo riconoscevi subito da come addobbava la casa di Panzano. Sì, si faceva tutti i lavori da sé. E sì, perché il cantierin lavorava in cantiere, ma poi sapeva fare un po' di tutto. Costruiva le grondaie, riparava le porte. E poi quella marea di biciclette che usciva dal cantiere, quello era uno spettacolo che ti rimaneva nel cuore. Era come un'onda, tu sentivi il rumore delle gomme sull'asfalto. Tutta quella gente che usciva dal lavoro di fatica per andare a mangiare in fretta, per la strada spesso, con la gamella. E mi ricordo le donne che andavano a portare da mangiare agli operai con il bigol, un bastone che usavano a bilanciere sulla spalla con le gamelle appese. I Kosovic, posso dirlo, stavano in mezzo alla gente, ai lavoratori. Andavano in giro per le navi a parlare con gli operai del lavoro. Insegnavano veramente. A teatro, partecipavano con le mogli e durante le gare sportive venivano in rappresentanza. Il signor Augusto Kosovic era un uomo di enorme prestigio. Con una stretta di mano concludeva un contratto. Era circondato da tecnici molto validi, erano figure mitiche del cantiere. Mio nonno è venuto da Lussino, dall'isola di Lussino, e si è trasferito qua a Monfalcone a seguito dei Kosovic. Lui mi raccontava sempre quando si è presentato al signor Callisto Kosovic e lui lo ha accolto dicendo: domandeme quel che volè meno che soldi. Domandatemi quello che volete meno che soldi. Beh, mio nonno un lavoro voleva. È un lavoro, gli è stato dato. Il cantiere e il villaggio. La vita che ruota tutta attorno alle iniziative pianificate dai Kosovic. Un modello sociale che il tempo lentamente consuma e sbiadisce. Finisce il mondo di chi iera sior segaveva la bicicletta. Diventa altro da avere. La televisione lo racconta e il miracolo economico che investe l'Italia negli anni 60 lo offre. Spazi e distanze, non solo fisiche, si accorciano e insieme si dilatano e si strappano, fili da riannodare. A volte il tempo non divora le cose, ma le avvolge, ne conserva la memoria, la protegge con i ricordi, la offre al futuro di ogni comunità.